Benvenuti. Benvenuti a questo nuovo incontro con Conversando Senza Rete. Oggi siamo in un posto decisamente particolare. Alle nostre spalle c'è un ciclotrone, un acceleratore di particelle. E dove siamo esattamente? Siamo a Legnaro, nell'Istituto Nazionale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E siamo in compagnia di un ospite d'eccezione, un ospite di livello internazionale, la professoressa Fabiana Gramegna, che ci ha accolto nei suoi laboratori. Grazie per l'accoglienza. Perché siamo qui? Sostanzialmente perché ritengo che questo sia un luogo dove si analizza la seconda più grande scoperta dell'umanità dopo il fuoco, e cioè l'atomo. Se il fuoco ha permesso di sviluppare la civiltà, dando sicurezza alimentare, dando luce dopo il tramonto, dando sicurezza anche contro gli animali, ed era considerato una cosa sacra agli inizi, altrettanto sacro forse potrebbe essere considerato l'atomo, perché ci permette di andare ad investigare quello che è la nascita dell'universo, il nostro arrivo in questo sterminato spazio che è l'universo e il futuro dell'universo. Quindi l'atomo è sostanzialmente la chiave di lettura della nuova civiltà. È datata come scoperta? Sì, a qualche anno rispetto agli standard attuali, ma è ancora tantissimo da scoprire, è ancora molto misteriosa, c'è ancora molto da scoprire. Per questo oggi siamo con appunto la professoressa Gramegna, che è una fisica sperimentale nucleare, dirige da gennaio di quest'anno il Polo Nazionale di Ricerca Nucleare di Legnago, ed è appunto è un cervello trentino in fuga, nata a Rovereto e poi per studio è arrivata in Veneto, dove poi si è fermata perché dopo la laurea è entrata direttamente in questi laboratori. Ecco, benvenuta professoressa Gramegna. Grazie. Dove siamo? Dove siamo arrivati? Allora, dove siamo? Geograficamente appunto siamo in Veneto, siamo molto vicino a Padova e a Venezia e siamo nel Laboratorio Nazionale di Fisica Nucleare di Legnaro, che è uno dei quattro laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E, l'istituto è nato negli anni 50 proprio perché doveva dare risalto a tutte le scoperte fatte all'inizio degli anni 30 con appunto il gruppo di Fermi e dei fisici nucleari italiani che erano stati molto importanti, ed è nato proprio dalla volontà di gruppi di Padova, Torino, Milano e Roma per creare una competenza nucleare nel paese. Da allora sono stati creati dei laboratori nazionali, Legnaro è il secondo laboratorio dopo Frascati ed è attivo dagli anni 60. Ovviamente dagli anni 60 ad oggi il laboratorio è cresciuto in maniera notevole, prima era un centro nazionale, poi è diventato appunto internazionale ed è un punto di riferimento per la fisica nucleare, ma non solo. La fisica nucleare, come avrò forse modo di spiegare più avanti, ha delle peculiarità che servono alla società e quindi permette parecchie applicazioni, quindi è diventato anche di riferimento per la fisica applicata, dove le tecniche nucleari vengono appunto utilizzate al servizio della società. Professoressa Gramegna, qual è un po' la geografia dell'IFN? Allora, l'INFN, come dicevo prima, è nato con il laboratorio di Frascati e poi appunto delle sezioni che erano essenzialmente Padova, Torino e poche altre, poi è appunto arrivato il secondo laboratorio che è il Laboratorio Nazionale di Legnaro e attualmente abbiamo quattro laboratori nazionali. E di questi quattro laboratori appunto i due che si assomigliano di più sono quello di Catania e di Legnaro, perché ambedue sono nati come laboratori di fisica nucleare. Poi Catania ha ampliato la sua attività anche con un laboratorio sottomarino per lo studio appunto dei neutrini, visto che aveva anche un mare bello e trasparente. E poi ci sono parecchie sezioni che sono dislocate nelle varie università. E in più ci sono anche dei centri come il CNAF, che è un centro di calcolo che è a Bologna, è un grosso centro di calcolo che fra il resto adesso si sta anche ampliando e che
potrà essere anche molto utile anche questo alla società, perché come abbiamo visto anche negli ultimi tempi la parte di rete informatica e di possibilità di utilizzo di tecnologie informatiche sta diventando alla base della società moderna. E l'INFN è sempre stato all'avanguardia anche da questo punto di vista. E poi c'è un altro centro che è vicino all'Aquila, ho dimenticato di dire che il quarto laboratorio è il laboratorio del Gran Sasso, che è un laboratorio sotterraneo, che è quello più diverso dagli altri proprio perché ovviamente deve lavorare sotto la montagna. Più famoso anche, il grande pubblico. È famoso perché ovviamente è stato raccontato in maniera molto, molto efficace anche certo. nelle trasmissioni televisive. E poi c'è questo altro centro che è abbastanza nuovo, di nuova generazione, che è vicino appunto al Gran Sasso. E ovviamente nella zona di Gran Sasso l'importanza è quella di cercare di portare scienziati in una zona che non è così facile, no? per la vita e anche per le attività, anche certo. Ci vuole tanta passione, tanta dedizione. Ci vuole molta passione. Beh, ci vuole molta passione un po' dappertutto. Immagino. Perché noi passiamo qui più ore che con le nostre famiglie, perché senza questa passione le cose non vanno avanti. Siamo, come forse dicevamo chiacchierando prima, sicuramente sottostrutturati rispetto al lavoro che viene fatto un po' dappertutto. E le persone lavorano proprio con passione, con stipendi bassi rispetto anche a quello che c'è nel mondo, ma lo fanno lo stesso perché c'è una curiosità alla base. Lei è una donna al capo di un centro di ricerca molto importante. Si sono fatti passi da gigante ai tempi di Marie Curie, quando a ritirare i premi era il marito inizialmente, no? E la sua posizione è importante, insomma, sdogana in un certo senso, se fosse stato necessario, ma non lo era ovviamente, la donna ai vertici di un istituto come questo. Beh, sicuramente diciamo, il ruolo della donna all'interno dell'ambiente scientifico è sempre stato visto, no, un pochino come una cosa minoritaria. In realtà già dai tempi in cui io facevo l'università, di donne che studiavano fisica ce n'erano quasi lo stesso numero degli uomini. Però poi che rimanevano, diciamo, nell'ambiente ce n'era sempre un pochino di meno. Legnaro fra l'altro insegna abbastanza, cioè come donne ricercatrici attualmente siamo in tre su una ventina di persone, e poi ci sono appunto degli ingegneri, dei tecnologi, anche lì il numero di donne è ancora in minoranza. Però questo non è vero in tutto l'INFN. L'INFN è veramente cresciuto in una grande famiglia dove le donne hanno avuto un grande ruolo, basti pensare insomma al supporto che l'INFN ha dato a Fabiola Gianotti per il CERN, e sicuramente l'ente è un ente in cui una donna si sente tranquillamente alla pari di un uomo. E sulla parte diciamo di dirigenza si stanno facendo dei grossi passi, anche adesso nel board dei direttori non siamo paritari, però c'è un numero abbastanza grande di donne che sono ascoltate, sentite, che possono dire la propria in maniera corretta, diciamo. Ho letto nei suoi obiettivi come direttrice che scientificamente c'è lo SPES, che credo prenderà la maggior parte del suo interesse e impegno, ma c'è anche la formazione dei nuovi manager, delle nuove leve praticamente in questo. Quanto è importante dare futuro alla fisica? Allora, io sono sempre stata convinta che le grandi idee vengono quando si è giovani, però vengono quando si è giovani se si hanno davanti dei cosiddetti giganti, cioè dei maestri che ti insegnano la via e però hanno anche la capacità di mettersi un po' da parte e di farti da spalla. Quello che un pochino è successo nell'Italia moderna è stata che le generazioni che hanno fatto l'Italia del passato a un certo punto hanno occupato dei posti e non si sono
più schiodati, mi lasci dire questa parola, dalle loro poltrone. E questo secondo me è il male del nostro paese, perché il nostro paese ha dei grandi vecchi, però anche dei grandi giovani. Le nuove generazioni sono veramente delle generazioni piene di entusiasmo, piene di iniziativa, e come uno lascia un po' le briglie e li lascia fare quello che facevamo noi alla loro età, io vedo che la crescita è molto maggiore. Quindi io quello che voglio fare qui dentro, perché anche qui dentro c'era un po' di staticità, è quella di proprio mettere nelle mani della gente di media generazione, diciamo sui 45-50 anni, quindi sono giovanissimi, il laboratorio. E già dall'inizio dell'anno alcuni di questi cambiamenti hanno già prodotto delle conseguenze molto positive, perché la gente si sente padrona del proprio futuro, e mentre prima in un certo senso doveva sempre chiedere il permesso a qualcuno che c'era prima. E quindi, visto che sono appunto sufficientemente vecchia e ho sufficientemente possibilità di lasciare spazio agli altri, questo è una delle cose a cui credo molto. Capisco. Lei ha nominato prima il CERN, il famoso CERN di Ginevra. Loro, se non sbaglio, analizzano quello che è il Big Bang, no? L'origine proprio dello stesso dell'universo. Voi in un certo senso fate il lavoro successivo, cioè analizzate lo sviluppo dell'universo dal Big Bang in poi, è corretto? Sì, ovviamente l'evoluzione dell'universo è un qualche cosa di molto interessante e che spinge, diciamo, tutti noi alla ricerca di capire un po' che cosa è successo. E i primi istanti sono quelli che conosciamo un po' meno, proprio perché abbiamo meno segnali che derivano da quello che è conosciuto, no? Le prime informazioni dell'universo luminoso sono arrivate attorno a 380.000 anni dopo la creazione dell'universo, però noi siamo riusciti ad andare indietro, a conoscere anche quello che c'è stato prima, proprio grazie agli studi della fisica dell'Istituto di Fisica Nucleare. Al CERN vanno a studiare gli istanti subito dopo il Big Bang, cioè nel momento in cui c'era un plasma e c'erano ancora i quark che giravano appunto in un plasma, e studiano come questi quark si sono uniti per poi formare appunto i primi nucleoni. Noi siamo sulla parte più, diciamo, più vicina a noi dal punto di vista temporale, e quando l'universo ha cominciato ad essere molto espanso e più freddo. Allora, quando la temperatura dell'universo è calata, ha cominciato ad esserci quello che si chiama la nucleosintesi primordiale, e cioè i nucleoni hanno cominciato a cercare di interagire fra di loro tramite la forza forte, che è quella nucleare, che in quel momento si era separata dalle altre forze ed aveva preso il sopravvento. Quindi attraverso questa diciamo possibilità, che è dovuta alle condizioni di temperatura, di densità che in quel momento c'erano nell'universo, i nucleoni si sono legati attraverso appunto queste reazioni di fusione nucleare ed hanno cominciato a creare i primi nuclei, che sono ovviamente il nucleo più semplice, quello di idrogeno, che è fatto da un protone, e poi mano a mano che uno aggiunge dei nucleoni si arriva al deuterio, al trizio, che sono appunto degli isotopi dell'idrogeno. E il nucleo più complesso e anche più misterioso per certi versi, perché ha un legame molto molto forte, è il nucleo di elio. Il nucleo di elio ancora oggi ha dei misteri enormi, perché è molto semplice, è fatto da due neutroni e due protoni, però la sua energia di legame è tale per cui è molto molto stabile, e sembra che anche all'interno di nuclei molto più grossi preesista, quindi esiste come una particella che è già legata, e questo lo si vede nei nuclei per esempio molto pesanti, quelli come l'uranio, come i transuranici, che hanno delle instabilità per cui emettono queste particelle alfa, quindi emettono già delle particelle complesse. Si è visto che queste preformazioni potrebbero esserci anche in nuclei molto leggeri, questo importa perché ci fa capire le leggi della fisica, soprattutto come la forza nucleare agisce per tenere insieme appunto i nuclei, i nucleoni, perché per esempio
ci sono nuclei più stabili, perché ci sono nuclei invece che appunto sono radioattivi e quindi emettono radiazione per ritornare a un momento di stabilità. Quindi la fisica nucleare è ancora molto interessante, perché partendo da quei momenti dell'universo ancora adesso stiamo giocando con questi mattoncini per capire perché siamo fatti come siamo fatti. Mattoncini interessantissimi. Nell'immaginario comune, nella filosofia e nell'immaginario comune delle persone che come me non sono persone di scienza, l'atomo è una pallina, ma in realtà l'atomo è qualcosa di completamente diverso. Quanto vuoto c'è dentro al microscopico di un atomo? Allora, l'atomo è assolutamente vuoto, perché appunto il nucleo è una parte veramente molto piccola rispetto alla grandezza di un atomo. Gli elettroni che girano attorno agli atomi sono molto distanziati e quindi Rutherford l'ha dimostrato facendo dei bombardamenti appunto con particelle alfa. Queste venivano deviate, però in maniera alcune passavano dritte, e quindi ha fatto capire che la materia è in molte parti vuota. Ma in più anche il nucleo ha una sua struttura molto particolare, e addirittura appunto SPES, che è il nostro progetto di punta del laboratorio, andrà a studiare quei nuclei che sono appunto chiamati nuclei esotici. Sono quei nuclei che non esistono in natura, perché hanno o un eccesso di neutroni o un eccesso di protoni rispetto a quello che si chiama il rapporto di stabilità. Se uno va a vedere come si dispongono, diciamo, i nuclei stabili, si dispongono lungo una valle, che noi chiamiamo valle di stabilità, dove il rapporto protoni-neutroni segue una certa legge. Per un certo momento sono i nuclei più stabili sono quelli che hanno un numero di protoni e neutroni uguali. Dopo, andando avanti, è necessario avere un po' di più massa, quindi un po' di più neutroni, per appunto tenere questi nuclei stabili. Però il problema è che se questi neutroni o questi protoni diventano troppi rispetto ai nuclei stabili, il nucleo cerca di emettere le particelle in più. Che cosa succede però? Che quando ci sono dei nuclei leggeri che hanno, per esempio, un caso tipico è il litio, se gli si aggiungono neutroni, a un certo punto la configurazione di questo nucleo diventa molto strana e diventa un pochino come un atomo, cioè c'è un nucleo stabile all'interno e i due neutroni girano attorno come se fossero degli elettroni in un certo senso, quindi con del vuoto anche lì in mezzo, e questo fa capire che la legge nucleare che noi conosciamo adesso è un modello nucleare che vale molto bene per descrivere i nuclei nella valle di stabilità, ma come ci spostiamo ci sono degli ingredienti diversi che fanno sì che i nuclei esistano comunque, e però devono esserci degli altri ingredienti che portano all'equilibrio. E noi stiamo studiando e studieremo con SPES quali sono questi ulteriori ingredienti che ci permettono di fare una descrizione un po' più completa di che cos'è appunto la materia nucleare. Andiamo incontro verso nuove leggi o in realtà comunque restiamo sempre nell'ambito del modello standard, del modello relativo generale? Allora, si aggiungono informazioni, e quindi queste informazioni in questo momento non possiamo sapere se possono rivoluzionare completamente oppure se sono delle informazioni che complementano le cose che sappiamo. Dal punto di vista della fisica nucleare, al momento quello che vediamo è che ci sono delle aggiunte alle conoscenze che abbiamo. Ovviamente quello che succede fra gli sperimentali e i teorici è che un teorico fa una previsione di modello, ed è un modello che è approssimato sempre. Lo sperimentale deve verificare se questo modello va bene o meno. Allora, che cosa è successo col modello standard, ma anche con proprio i modelli che si usano nella fisica nucleare, che si chiamano modelli a shell, dove appunto c'è una configurazione dei nucleoni che vengono messi sugli orbitali in una certa maniera molto ordinata, eccetera. Quello che succede è che lo sperimentale va a verificare quello che il modello teorico prevede, e finché trova delle corrispondenze il modello è valido.
quello che è successo andando a studiare, nel caso appunto della fisica nucleare, tutti i nuclei vicini alla stabilità, perché i modelli sviluppati ovviamente erano ben riprodotti. Però come si è cominciato a studiare qualcosa di un po' più esotico, un po' diverso, oppure nel modello standard come è cominciato a venire fuori qualche particella nuova, qualche cosa di più si viene a sapere. E quel qualcosa di più può essere perturbativo rispetto al modello di base, e quindi semplicemente dire sì, riaggiustami un attimo la formula, oppure può essere anche rivoluzionario. Per esempio, se non fosse stato trovato il bosone di Higgs, sarebbe stato un grosso problema per il modello standard, perché non si sarebbe capito come la massa è stata distribuita alle particelle. Quindi la scoperta del bosone di Higgs è veramente una cosa molto importante, perché ha dato un'altra, diciamo, affermazione al modello standard. E se non ci fosse stata, poteva esserci un problema molto grosso, perché a quel punto era proprio la base che sarebbe stata rivoluzionata. E quindi, insomma, è indubbio che queste cose noi sappiamo di non sapere, ecco. E questo lo dimostra il fatto che noi conosciamo soltanto il 4-5% di quello che c'è nell'universo. SPES, che lei ha nominato prima, è questo nuovo esperimento a cui state approcciando, no? Che non è ancora completo, mi pare di aver capito che c'è ancora un ramo che non è ancora operativo, sarà operativo dal 2025. SPES ha anche delle ricadute poi, mi permetta forse la banalizzazione, nel mondo reale, perché con la medicina voi state lavorando anche in questo ambito, no? Certo, il progetto SPES è basato su questa macchina che abbiamo alle spalle, che è il ciclotrone. Il ciclotrone produce un fascio molto intenso di protoni. Perché deve essere molto intenso questo fascio? Perché per la fisica nucleare noi andiamo a cercare di produrre dei nuclei esotici, lo facciamo tramite delle reazioni nucleari, quindi il prodotto di queste reazioni nucleari diventa degli altri fasci che poi noi utilizziamo per fare delle ulteriori reazioni nucleari. E quindi l'intensità iniziale deve essere molto alta, perché poi la produzione attraverso le reazioni nucleari passa attraverso la probabilità che queste reazioni avvengano, che è molto piccola, e quindi il numero di elementi che noi andiamo a formare è molto molto più piccolo di quanti protoni noi mandiamo su un certo target. Come facciamo a produrre i fasci esotici? Lo facciamo principalmente attraverso una reazione di fissione. Allora, il protone va su dell'uranio, tipicamente qui usiamo veramente molto poco uranio, quindi non è una centrale nucleare, siamo degli ordini di grandezza al di sotto di quello che viene fatto in una centrale nucleare. E questo cosa vuol dire? Che noi, quando spegniamo il fascio, finiamo anche la reazione di fissione. Però nel momento in cui facciamo fissione, che cosa succede all'interno di questo target? Vengono prodotti degli elementi esotici che sono degli elementi molto interessanti sia per la fisica nucleare ma anche per la fisica medica, perché alcuni di questi prodotti possono diventare cosiddetti radioisotopi che rimanipolati opportunamente, allegati a delle molecole organiche opportune, e quindi ci vogliono delle conoscenze di altri campi, diventano radiofarmaci. Quindi questi radiofarmaci poi possono andare a curare ovviamente, o anche a fare diagnosi di malattie. E questo è uno dei metodi che utilizzeremo, cioè noi abbiamo scoperto che con questo metodo che usiamo per la fisica nucleare, cioè di proprio produzione diretta su un bersaglio di carburo d'uranio, possiamo estrarre dei fasci oppure estrarre dei radioisotopi che sono puri, perché noi li selezioniamo dal punto di vista fisico, quindi utilizzando dei magneti. Quindi noi selezioniamo la massa e la tipologia di questi oggetti utilizzando questi magneti che vedete qui in giro, tipo questi. E a quel punto abbiamo delle molecole molto pulite
però ne possiamo produrre abbastanza poco, quindi non è un metodo che può risolvere qualsiasi problema. Il metodo standard è invece quello sempre di usare il fascio di protoni su dei bersagli opportuni per produrre dei radioisotopi nella maniera standard. In quel caso lì cosa succede? Che quasi sempre si producono degli elementi che si assomigliano, per cui per separare quello che interessa per la medicina ci vogliono dei metodi radiochimici e quindi appunto qui ci vuole assolutamente la interdisciplinarità di questo processo. Abbiamo bisogno di fisici, anzi acceleratoristi, di fisici nucleari, di ingegneri di materiali, perché questi target devono saper sostenere molta potenza, quindi non devono bruciarsi e nello stesso tempo devono permettere di estrarre questi materiali, e poi abbiamo bisogno appunto di chimici, radiochimici che sappiano fare questa separazione e di medici che sappiano che prima di tutto quell'elemento gli serve e poi possano fare tutta la parte di test. Prima del test sull'uomo, ovviamente, come avrete avuto modo di sentire adesso anche con il Covid, no? Ci sono tutta una serie di step che portano via molto tempo. Allora, il primo step è quello di provare che questi oggetti vadano bene sulle cellule, quindi abbiamo bisogno di quelli che si chiamano i biologi che fanno radiobiologia e studiano gli effetti delle radiazioni sulle cellule. Noi qui dentro avevamo dei gruppi e abbiamo dei gruppi di persone che sono fisici e biologi che lavorano assieme e studiano proprio l'effetto delle radiazioni sulle cellule. Poi abbiamo bisogno provare sempre attraverso appunto radiobiologi l'effetto su un essere che ha un metabolismo, e quindi normalmente si usano appunto i topi perché sono molto simili all'uomo dal punto di vista del metabolismo, e quindi si prova ad iniettare questi radioisotopi nei topi per vedere se effettivamente vanno all'organo giusto, fanno la funzione che devono avere, e poi per ultimo si fa la sperimentazione sull'uomo. Questo ovviamente dei nuovi radioisotopi. Avete delle collaborazioni con delle imprese per portare questo all'esterno? Perché immagino, allora, voi come centro di ricerca non possiate poi... Noi abbiamo sicuramente già delle collaborazioni con l'Università di Padova e con l'azienda ospedaliera di Padova e con l'Istituto Oncologico Veneto. Queste sono già collaborazioni in atto e che stiamo cercando anche di mettere in una forma opportuna, proprio per arrivare a quello che è la produzione, cosa che non, come NFN, non abbiamo mai fatto. In più stiamo discutendo con delle ditte private appunto la possibilità di fare questa produzione. Infatti qua vedete alle mie spalle ci sono due linee, quella che è dietro di lei è una linea che dovrebbe essere dedicata proprio alle applicazioni, e ci sarà una ditta che viene e sarà una collaborazione inizialmente, perché dobbiamo appunto vedere se riusciamo a produrre sufficiente materiale perché ci sia un mercato, insomma questa è la speranza. Perché lo possiamo fare senza disturbare la fisica nucleare? Perché appunto abbiamo due linee e abbiamo una macchina che può contemporaneamente dare due fasci nello stesso momento, e quindi non all'inizio, perché all'inizio dovremmo imparare ad usare la macchina e essere certi che non facciamo disastri, ma in un momento diciamo di operatività finale la macchina opererà con due fasci che possono fare due attività diverse. Facendo un breve tour prima di iniziare l'intervista, abbiamo visto un po' il centro. Abbiamo visto che c'è un acceleratore degli anni 60 addirittura, è il primissimo acceleratore. È cambiata molto la tecnologia in questi anni degli acceleratori, o è semplicemente un avanzamento tecnologico ma senza sostanzialmente grandi cambi? No, allora la tecnologia degli acceleratori è cambiata moltissimo, tanto è vero che già dentro in questo laboratorio voi vedete appunto l'acceleratore degli anni 60, che è un Van de Graaff, che è molto simile a un altro acceleratore che non penso abbiate visto, che si chiama Tandem, che anche questo è di tipo elettrostatico. Allora, gli acceleratori di tipo elettrostatico sono una tecnologia molto, molto vecchia, però è una tecnologia molto stabile, cioè se uno vuole avere un fascio con una
precisione molto alta, l'acceleratore elettrostatico è il migliore perché ti permette di fare delle misure di precisione. Quando servono queste misure di precisione? Per esempio quando si devono fare delle misure appunto di astrofisica in cui le risoluzioni energetiche che si vogliono sono di 1 su 1000, 1 su 10.000 e quindi anche l'energia iniziale devi conoscerla molto bene perché si va a cercare quelle che si chiamano le risonanze, cioè quando quella reazione ha la maggiore probabilità di avvenire. Se non lo sai, la vai a cercare con degli passi molto piccoli in energia e devi avere una macchina che è capace di dartelo con stabilità. Però cosa hanno di problematico gli acceleratori elettrostatici? Che al di sopra di una certa energia non ci possono andare. E il nostro acceleratore che abbiamo qui, che è un tandem, arriva a 16 megavolt. Credo che il massimo a cui abbiano raggiunto era un 25 megavolt. Al di sopra di quello cosa succede? L'elettrostatica si ribella e quindi la macchina comincia a scaricare, quindi appunto la stabilità non c'è più. A quel punto, per avere degli acceleratori che arrivano ad energie maggiori, si è andati appunto su l'INAC, come quello che abbiamo anche noi di là, che è un l'INAC in quel caso ad alta tecnologia perché è superconduttivo, quindi utilizza materiali che devono essere raffreddati alla temperatura dell'elio liquido e quindi hanno degli impianti molto particolari, oppure appunto ci sono i ciclotroni che sono di nuova generazione, soprattutto questi che sono molto compatti. Adesso i ciclotroni hanno la possibilità appunto di tirar fuori tutta questa grossa intensità con macchine relativamente piccole. Una volta per avere la stessa intensità la macchina doveva essere molto molto più grande in dimensioni, oppure ci sono i sincrotroni, oppure appunto le macchine del CERN che conoscete bene, insomma. Tornando un po' più sulla teoria, si fa un gran parlare da qualche anno a questa parte di materia oscura, che è questo grande mistero che in realtà nessuno ha ancora capito e decifrato. Voi operate anche in questo campo? Noi abbiamo dei piccoli gruppi che lavorano in questo campo, perché come dicevo i laboratori di Legnaro sono nati diciamo con tre gambe, che erano lo studio della fisica nucleare, lo studio della fisica interdisciplinare, quindi la possibilità di usare tecniche nucleari in ambienti non solo medici ma anche dei materiali, perché ci sono delle tecniche molto interessanti per andare a cercare l'elemento singolo di 1 su 1.000.000 nei materiali o di rafforzare appunto questi materiali, e la terza era quella dello sviluppo acceleratori. Però ovviamente siamo molto collegati con le altre università, gli altri centri, e quindi per vari motivi abbiamo qui anche un numero piccolo di persone nel laboratorio, ma che collaborano con grossi gruppi fuori, che studiano sia Andrea, il vostro accompagnatore di prima era, o è una di queste persone che collabora con il CERN e quindi con questi grossi esperimenti del CERN, sia dei gruppi della quella che si chiama la Commissione Nazionale 2, cioè tutti quei gruppi che vanno a studiare la parte appunto soprattutto di materia oscura senza acceleratori. Perché è di interesse comunque la materia oscura? Perché il legame che c'è fra la fisica nucleare e la fisica che studia la materia oscura è strettissimo. Se uno va a vedere l'evoluzione dell'universo, c'è un certo momento in cui ci sono le leggi fondamentali della fisica, che inizialmente quando c'è il punto di singolarità che è prima che accade il Big Bang sono tutte unite e poi pian piano una prende il sopravvento sull'altra. Però queste leggi sono molto legate l'una all'altra. La legge elettrodebole, per esempio, è quella che lega molto la fisica nucleare ai neutrini, perché il neutrone che decade è legato ai neutrini. Ci sono altre situazioni, e stiamo vedendo proprio adesso alcuni esempi, che dimostrano che ci potrebbero essere delle reazioni nucleari molto specifiche che potrebbero produrre della materia oscura. Ci sono stati alcuni articoli
che potrebbe essere anche stati scritti da qualche pazzo, perché, o qualcuno che ha mal interpretato i risultati. Però sembra che, appunto, andando a studiare il decadimento del beriglio, possa essere emesso, diciamo, un cosiddetto dark boson, che poi a un certo punto si sparisce e diventa materia e più e meno. Quindi la verifica è quella di andare a vedere un elettrone e un positrone, e andando a vedere le correlazioni fra queste due particelle, ricostruire questa particella iniziale. Sono cose molto difficili da fare, perché ovviamente, siccome la materia è materia oscura, capire come fare a renderla visibile, quasi un paradosso, ma evidente, è molto complicato. È una materia che sembra proprio interagire molto poco con il nostro mondo, e quindi ci sono tutta una serie, ovviamente, di ipotesi. Qui abbiamo dei gruppi che stanno cercando di evidenziare l'esistenza degli assioni, che sono una degli elementi che potrebbero far parte di questa materia oscura. Dovrebbe esistere, però, insomma, sostanzialmente. Dovrebbe esistere, perché ci sono evidenze sperimentali. Ancora una volta, il ruolo del fisico sperimentale rispetto al fisico teorico è che il fisico nucleare non ci crede mai a quello che dice il teorico, e quindi vuole verificare. Però, ovviamente, che esista la materia oscura non era stato ipotizzato da nessuno, tranne che a un certo punto è venuto fuori che vedevano delle distorsioni della luce dalle stelle lontane, e c'era proprio un effetto di lente che non poteva essere che dovuto al fatto che c'era più materia di quella che si vedeva dal punto di vista luminoso. Una lente gravitazionale. Poi l'altra questione era il fatto che anche le stelle che girano attorno alla galassia ruotano tutte con la stessa velocità, e quindi anche questa è una dimostrazione che c'è più materia di quella che sembra. Quindi, diciamo, ci sono delle evidenze che ti dicono, che vanno a chiamare questo eccesso di materia. D'altra parte, una parte di questa materia oscura è anche data da quelli che sono i machos, che sono i buchi neri, le stelle di neutroni, di cui si è già avuto evidenza, insomma. Ovviamente questi sono oggetti veramente misteriosi e molto affascinanti, perché ovviamente legato ai buchi neri c'è anche la parte fantascientifica del passaggio da una parte dell'universo all'altro, o addirittura un universo parallelo. Io ero molto appassionata di Asimov quando ero giovane, e ricordo sempre che mi piaceva molto questa idea. I miei primi libri sono stati quelli di Asimov, anche ho avuto una formazione fantascientifica abbastanza pesante, devo dire. Ma quindi, per un fisico, sostanzialmente parlare di spostamento nel tempo non è fantascientifico come lo può essere per la gente che non è in ambito scientifico, insomma. A livello teorico si può parlarne. A livello teorico se ne può parlare, anche se l'asse negativo del tempo è un qualche cosa di ancora molto il buco nero, in questo caso, potrebbe aiutarci, perché in realtà intrappola qualsiasi cosa, no? La luce, il tempo, la materia, quindi. Sì. Potrei cadere in un buco nero, se non venissi distrutto, potrei vedere me stesso di pochi secondi prima, o anche l'inizio dell'universo. Può essere questo? Chi lo sa? Può essere. Questa è una delle domande, come quella di cosa c'era prima del Big Bang. È una domanda molto complicata. C'è qualcuno che dice c'era Dio e qualcuno che dice no. Però il vuoto quantico potrebbe essere una risposta, secondo lei, prima del Big Bang? Questo vuoto, che in realtà non è un vuoto, perché, insomma, risponde a delle leggi completamente diverse. Beh, non sono così esperta per poter rispondere in maniera approfondita a questa cosa qui, però voglio dire, chissà, la fisica è un qualche cosa che in ogni momento mostra delle sorprese, delle peculiarità, per cui ci sono tutta una serie di fenomeni che, come dicevo prima, potrebbero anche farci ricredere su cose di cui abbiamo certezza. La fisica non è in crisi, quindi, perché si dice un po' da qualche parte che la fisica ormai ha scoperto moltissimo, no? il modello standard cosmologico, la relatività generale. C'è ancora da scoprire, in realtà, la fisica non è in crisi. Secondo me c'è molto da scoprire ancora. L'errore che non dobbiamo fare noi fisici è di essere troppo presuntuosi, e quindi, secondo me, dobbiamo imparare a confrontarci primo fra fisici,
che a volte non è sempre vero che ci si confronta. All'inizio, quando forse perché appunto lo scibile era anche un po' più contenuto e quindi appunto era più facile anche conoscere un po' di più, però la gente sapeva un po' di tutto. Adesso un pochino l'errore che secondo me si fa è che ci si specializza troppo e quindi si perde di vista anche la visione dell'altro. Quello che dicevo prima del fatto di unire gruppi diversi, cioè i fisici nucleari per esempio con i fisici che studiano dark matter, e parlare assieme fa vedere delle prospettive molto diverse. Ad esempio, ultimamente è stato proposto un esperimento nuovo anche nell'ambito della fisica nucleare che si chiama Pandora. È un esperimento che è una collaborazione fra varie sezioni, ci siamo anche noi come laboratorio di Legnaro. Diciamo l'idea è nata da dei colleghi dei laboratori del Sud. E lì l'idea è quella di creare un plasma e di vedere appunto come le reazioni nucleari avvengono in un plasma. Dietro a questa semplice idea, dal punto di vista così, no, di buttarla lì, c'è una tecnologia altissima che ovviamente un fisico nucleare da solo non saprebbe da che parte prendere, quindi ha bisogno di qualcuno che conosca la fisica dei plasmi, di ingegneri che conoscano come avere dei materiali che contengano questo plasma. Quando si parla di plasma si parla di temperature molto alte, di interazioni con i materiali molto complessi e in più come fare ad andare a vedere queste reazioni che avvengono, perché ovviamente il plasma devo contenerlo in un serbatoio chiuso e quindi come faccio ad avere dei rivelatori che ci arrivano. Ecco, questo gruppo che è nato tempo fa mi ha proposto se ero interessata a seguire la cosa. Ovviamente l'interesse c'è, ma il tempo purtroppo no. Però è un approccio corretto, è un approccio moderno, è quell'approccio di dire ma non, proviamo a non pensare di fare sempre le stesse cose copiando quello che hanno fatto quelli che venivano prima di me. È per questo che i giovani servono molto, perché i giovani arrivano un po' più vergini e sono meno pigri, hanno voglia di provare qualcosa di nuovo e quindi bisogna veramente aprire la possibilità ai giovani di buttare lì delle idee che possono essere anche pazze. Però la fisica nasce dalle idee pazze, non nasce dalla continuità sugli stessi binari. Poi le verifichiamo praticamente. E poi le verifichiamo. Le faccio un'ultimissima domanda, poi la lascio andare. Daniele Farina, che è il nostro fotografo che è qui con noi, giustamente faceva una battuta molto simpatica. Di solito in questi laboratori, nei film, si acquisiscono superpoteri. Avete qualche evidenza di questi superpoteri nei vostri laboratori? È mai successo qualcosa di simile? Beh, i superpoteri sono appunto dovuti al fatto che la gente lavora così tanto che deve avere i superpoteri per riuscire a portare avanti le cose. Noi quando facciamo un esperimento lavoriamo giorno e notte e per quello che dicevo siamo sottostrutturati, perché se uno va a vedere dal punto di vista della tipologia di lavoro sindacale, diciamo, se siamo in regola probabilmente uno è meglio che non lo dica. Perché uno va a casa a mangiare, ma se è a casa a mangiare telefona per vedere se sta andando ancora tutto bene e c'è sempre un pochino il cuore e la mente qui perché abbiamo i nostri obiettivi e sono nostri obiettivi e vogliamo portarli avanti. E devo dire la verità che nei nostri ambienti trovo, perlomeno la mia esperienza di 40 anni di attività in questo ente, è che trovo veramente pochissime persone che trovano scuse per non lavorare. La maggior parte della gente lavora anche quando è sfiduciata, anche quando magari riceve delle bastonate, perché può succedere, no? Che magari chiedi qualcosa, non ti viene dato, eccetera. C'è il momento di svilimento, diciamo così, ma poi subentra sempre la voglia di ricominciare, rifar vedere che tu vali, anche se magari qualcuno non te l'ha dichiarato con la carta o con qualcos'altro. E questa è un po' la ricerca soprattutto in Italia. Complimenti, beh insomma un lavoro duro, ma complimenti, lo portate avanti, molto bravi.
Bene, io penso che siamo arrivati a conclusione di questa puntata. È stata una puntata estremamente interessante. Ho potuto dare risposta anche delle mie curiosità personali, anche perché in fin dei conti Conversando senza rete nasce anche da questo, insomma. Colgo l'occasione per ringraziare Andrea Morgan, il produttore, e Daniele Farina, il fotografo di scena, e naturalmente un grazie grandissimo alla nostra ospite che ci ha oggi dato l'accesso ai vostri laboratori. Grazie mille e buon lavoro. Grazie.